Benvenuti a un nuovo video del Pit. Allora, Debbie si sta preparando, io sono già pronto. Dove stiamo andando? Da Giovanni, il testimone che ha dato il via a questa incredibile storia di Esther. Non vedo l'ora di raccontargli che cosa abbiamo trovato e soprattutto spero che riesca a darci una mano per il proseguo dell'indagine. Andiamo. Family, siamo arrivati davanti a casa di Giovanni e adesso è proprio qui di fronte a noi perché voleva offrirci un caffè, ovviamente. Il caffè non si rifiuta mai. Mai. Quindi adesso andremo a casa sua e gli racconteremo quello che abbiamo scoperto fino adesso, che sappiamo che ci tiene molto e noi gliel'avevamo promesso, e vediamo se lui può darci una mano su questa cosa delle suore, se magari... Eh sì, se riusciamo a trovare un'evoluzione, no? Cioè, riusciamo a trovare un altro step per proseguire la nostra ricerca, sì, che è fondamentale. Esatto, quindi andiamo. Proviamo e vediamo se lui ha qualcosa da dirci. Sicuramente. Allora, Pit Family, siamo a casa di Giovanni, che ringraziamo perché per l'ennesima volta ci ha dato un'enorme disponibilità, e siamo qua proprio per raccontargli che cosa abbiamo trovato. Voi lo sapete già, ma lui non ancora. E quindi quello che è emerso è che Esther era una suora. Pare proprio che si sia fatta suora. Quindi la domanda che io vorrei farti è proprio questa. Secondo te, o che hai sentito dire, c'era un convento da quelle parti? Allora, io prima di tutto vi ringrazio che siete venuti e che... perché io sono curioso di sapere questa cosa qua. Allora, adesso che mi dici questo, so che nella zona c'era un convento di suore, che è la Certosa, che però attualmente pare che non ci siano più le suore, ma pare missionari. E visto che queste zone qua erano zone dove tantissime ragazze andavano a farsi suora, andavano in un convento nella zona del Torinese e lì andavano e poi di là venivano smistate nelle varie cose. Però attualmente io penso che il convento della zona di Torino sia abbandonato in quella zona, non so preciso dove, nella zona dove, però è nella zona del Torinese. Ok, e questo lo sentivo da mio padre. Questo. Ok, quello era quello principale. Quello era quello principale, dove poi venivano smistate qui la Certosa, che però adesso attualmente che so che non ci sono più suore, ma sono missionari, però prima c'erano le suore. Allora, Family, siamo tornati a casa dopo aver appunto incontrato il signor Giovanni e adesso stiamo facendo delle ricerche sul computer proprio per capire se troviamo anche dei riscontri sul web su quello che ci ha detto Giovanni, no? Di questo convento famoso di cui lui parla. Dopo? Sì. Infatti, lo sto guardando. Allora, ho scritto innanzitutto conventi in Piemonte. Che comunque... Sì, sì, certo. Lì siamo. Ce n'è una vita. Benissimo, ma hai trovato magari... No, però... Cioè, convento Frati Cappuccini, convento Frati Cappuccini da un'altra parte, sì, monastero Cistercense Dominus Tecum, okay, convento di nuovo, tanti Frati Cappuccini più volte, non sapevo, convento Cappuccini, l'ignoranza, a volte si scoprono cose. Vabbè, ma non è mai troppo tardi. Vabbè, bed and breakfast, il convento, no, non c'entra niente. No. Ho trovato una cosa strana però. Perché poi dopo ho scritto, aspettami perché mi sono ricordata, che ha detto monache certosine. Allora ho scritto conventi Piemonte monache certosine. E c'è questa immagine, cioè tra le tante c'è questa immagine. Vedi? Eh sì sì. Sai cos'è? Certo, la vedo e la riconosco. Ah ecco. È quello dove siamo stati. Sì. Quindi ci siamo già stati. Sì, pare essere... quanto riguarda le suore certosine. Va bene. Chiamiamo Jack e Marco, Simo, perché quel posto là... Vincenzo, ti salutiamo sempre, torna presto fra di noi. Sì, ecco, Vinci, torna presto. Vinci è in giro per l'Europa, quindi ci manchi tanto. Sì. E... diciamo che è più un favore quello che ti facciamo, perché se non vieni lì poi capirai perché... Comunque, ragazzi, allora sì, io chiamo gli altri e stanotte togliamo gli abiti civili e mettiamo la divisa Pit. Pit Family,
Quando il buio arriva e noi siamo vestiti così, vuol dire che i giochi sono finiti e si entra in azione. Ci siamo cambiati? E siamo all'interno del convento. L'atmosfera non vi sto neanche a dire com'è. È da un quarto d'ora prima di questo rec che ci dicevamo. Ok, è brutto. Si respira un'aria sempre pesante qui dentro. Con noi ci sono ovviamente Marco, Jack e Simone. Per Marco e per Simone è la prima volta che vengono qua dentro. E quindi abbiamo pensato anche per testare, anche per tastare un pochino. Testato. Lo sei sentito? Sì. Cosa? Un banco che si è mosso. Sì. Per tastare, dicevo, un pochino il territorio, anche perché abbiamo anche i nuovi strumenti, iniziamo a fare un giro per capire se ci sono delle zone più interessanti. Ragazzi, ovviamente io voglio dire una cosa, noi siamo qui stasera principalmente per un obiettivo, che è Esther. Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo venuti qua per cercare qualcosa in più, perché secondo me la verità deve venire a galla, come abbiamo già fatto spesso per altre nostre avventure. Questo è l'obiettivo del PIT, quello di far conoscere delle storie, ma soprattutto arrivare ad una verità e quindi forse a far star meglio altre persone, chiamiamole così. Sì. Noi ci proviamo sul campo e ovviamente sempre con il vostro aiuto che ci date tutti i giorni. Quindi iniziamo. Siete Invece, pronti, raga? Raga, voi, io vi dico solo una cosa. Ecco. Stasera non si scherza, stiamo uniti, non prendiamo iniziative strane, perché comunque è un posto particolare, è un posto dove delle volte sembra che qualcuno ti gioca anche brutti scherzi. Quindi stiamo uniti e andiamo incontro al destino. Sì, sì. Cioè, il preambolo è uno dei migliori. Benissimo, iniziamo. Io... Andiamo L'hai avanti, ma ha risposto. Ma ha risposto qualcosa, andiamo avanti. Era un eco. Mi ha detto andiamo avanti. Ma hai paura? No, io ci vado per volentieri, però aspetta. Oh, ti hanno risposto. Io ho detto andiamo avanti, ma ha risposto. Aspetta. I brividi. Piano, raga. Piano. Puoi abbassare un po' di più la luce? Sì. Ma leggermente. Dobbiamo venire di qua? Cosa succede?
guardi. La porta. Aspetta, aspetta. E toccala, no? Spingila. La sta toccando, eh? Sì, sì. La sta toccando. Si è di nuovo, baby. Non mi piace quello che sto facendo, ma... No, la porta si è chiusa, ragazzi. Ha sbattuto. Porca. Non dobbiamo andare sotto. Io l'ho sentito da sotto, il rumore, Debbie. Facciamo ancora un giro qui, sul piano. Poi al massimo andiamo sotto, così finiamo anche questo lato. Porca, mamma mia. Avevi guardate Jack, forse, che orario pregavano. E iniziavano tipo alle 10. O alle 1. 10 e 20. Allora non appena iniziato a pregare, ragazzi. Sono qui. È caduto qualcosa di metallo. È caduto qualcosa di metallo, ragazzi. Un brivido freddo. Boh, mi sono un attimo gelata. Prendiamo subito la frutta. Ah, dove sei? Ok. Dai. Proviamo. Sappiamo che in questo luogo si parla poco. E non vogliamo mancare di rispetto al vostro silenzio. In nessun modo. Siamo solo venuti a chiedere delle informazioni. Perché una persona ci ha mandato qua. Noi vogliamo sapere di Esther. Sulla corrente d'aria gelata. Bravo, lo puoi dire. Conoscete Esther?